E sotto da qualche parte ci sono i tavolini anche, ma sono completamente sommersi. Buongiorno! Questo Lagorai ci dicono sempre che è selvaggio e lo è. Benvenuti nel Lagorai. Ciao a tutti e benvenuti nel nostro nuovo video. Oggi siamo nel Lagorai. Il nostro punto di partenza è Ponte Conseria. Andremo alla Malga Conseria e poi proveremo ad andare fino a un baito. State con noi per vedere se moriremo di fame e se arriveremo al baito. Buona visione! Arrivati qui in croccio, proviamo a fare il sentiero, andiamo di qua. Acqua. Un po' di ghiaccio. Qua 3:26. Dobbiamo fare questo sentiero qua, c'è questo pezzetto qui ghiacciato e non dovevamo mettere i ramponi subito. Proviamo per qua dove c'è la terra. Allora là sotto piccolo, dove vedete la neve c'è la macchina, quindi abbiamo già fatto un bel po' di dislivello e abbiamo scelto questo sentiero e non fare a forestale per salire. Pende tantissimo, però siccome abbiamo un freddo assassino ci scaldiamo. Giusto. Notizia brutta della giornata: sai, mentre cammini in montagna ti si apre la mente e ripensi a tutto quello che hai fatto il giorno prima, e ieri sera nella mia retina con tutte le robe del cibo per la montagna vedevo che mancava qualcosa e adesso è venuta l'illuminazione. Non ho il fornellino, abbiamo lasciato il fornellino a casa, però abbiamo la bombola, la mocca, un sacco di robe pesanti, cibo da cucinare, cioè bello. Pasta, quindi vedere come mangiarla cruda. E giornata entusiasmante. Quindi abbiamo un sacco di peso adesso nella schiena e non torno alla macchina per metterlo giù, senza fornellino. Quindi l'unica è trovare del fuoco da accendere. Vediamo come va. È un episodio survival. Episodio survival. Va bene, dai. Oggi va così. Per fortuna ho cotto le uova io ieri sera. Va? Sì, beh, abbiamo lo stesso qualcosa. Abbiamo due pancake, abbiamo le uova sode. E un bel pane di cereali appena. Beh, abbiamo il pane di cereali, abbiamo il sugo che dovevamo mettere nella pasta. Ah, si fa un panino e siamo a posto. Quindi qualcosa facciamo lo stesso, vedrete dopo. Non moriamo, no, di fame, poi via in una giornata, se anche non mangiamo fin sera muore nessuno, anzi ma arriva giù un po' la pancia. Ora prosegue, però in quei punti lì, qui, c'è un sacco di ghiaccio e o ti metti i ramponi e te li togli in 3 secondi o ci metti un secolo, quindi bah, pende tantissimo. Guardate le nuvole che veloci che sono. Allora, arrivati qui sopra, siamo vicino alla Malga e ci sono di quelle foliate di vento che ti buttano per terra,
sembra di essere sul nostro video della vena del gesso, link sopra. Mamma mia, non so se riusciamo a fare quello che abbiamo pensato. Stanto andiamo qui in Malga e poi decidiamo. Qui alla Malga, adesso abbiamo bevuto un paio di cappuccini per scaldarci un po' e proseguiamo il nostro percorso, anche se non si sta in piedi. E già adesso... si tiene la mascherina perché ha freddo. Già si tiene la mascherina perché ha freddo. Ok, andiamo avanti, cerchiamo di andare via ben sostenuti per scaldarci un po' e vediamo se troviamo un posto dove andare, se non cadiamo per terra. E vedo il sentiero via per di adesso, vi faccio vedere. Su per lì, non riesco a usare il cellulare, c'è troppo vento. Si può fare anche la forestale, ma noi tagliamo sempre oggi. Allora siamo, no, non si sentirà niente, segna via, faccio la gente fredda. Allora, imbacuccato come non mai, perché c'è un freddo spaventoso. Allora, abbiamo fatto appena quel pezzo lì, che si sprofondava e non si vedeva proprio il sentiero, invece qui adesso è un po' riparato, sentite che non c'è vento, che bene. E c'è un po' pestato, quindi andiamo un po' avanti per di qua, che ci sta molto meglio. Comunque abbiamo trovato il sentiero, abbiamo avuto un po' di difficoltà perché è un po'... è un po' selvaggio, e questo lago Rai ci dicono sempre che è selvaggio, e lo è, infatti. Benvenuti nel lago Rai. Vento freddissimo comunque. Bene, bene. Ma che vagliata! Bellissimo! Dove vuoi passare? Capito? Selvaggio gli agorai, vero? Ecco il tavolino! C'è? Ah no, dai, c'è il tavolino allora. Qua la neve è altissima. Boh, di là. Già, e ora com'è sta parte qui di percorso? Stupenda. Meglio stupenda. Qua è bellissimo. La sto facendo cantando, quindi tutto ok. E siamo gli apripista perché non ci sono impronte umane. Ci sono, adesso le abbiamo viste, ma sono vecchie. C'è il lupo però. C'è delle impronte di lupo. Eccolo lì, Vara. Vara. C'è lupo. Il pacchiotto. È passato... oh, forse ieri, sì, un giorno fa, non oggi. Proseguiamo. Che meraviglia. Avevamo due persone dietro di noi questa volta, che di solito sono sempre davanti, e non le vediamo più. Ma oggi servivano le ciaspole qui un po'. Si vede la Maiga da dove siamo partiti, da dove siamo, dove abbiamo bevuto il cappuccino. È possibile farla vedere.
No, circa. C'è riflesso, non vedo il schermo, quindi. Tu conosci perfettamente tutti quei monti lì, vero amore? Certo! C'è! Ehi! Siamo. Sono montagne belle. Vero? Andiamo avanti. Arriviamo in questa vegliata e qui a sinistra c'è una struttura. Siamo arrivati tutti interi. Se canta. Oh! Guarda che bella, non lo so, insegnina che c'è lì dietro di te. Oh, aspetta. 2002. Vai tu. Oh, quant'è carino. Racconta. Allora, c'è un nostro amico. Lo sto facendo di culo. Un po' buietto. Allora, qua c'è il tavolo, una stufetta. Panca. Per tenere la porta aperta. E... sì, e qua sopra c'è un po' di rubina. Favoloso! Una mitica tazza, scatola di tonno. Favoloso! E questa volta proveremo a accendere un po' di fuochetto lì per farci da mangiare. Oh, amore, sono troppo felice! Ecco qui lateralmente c'è il mastro boscaiolo. Cercando un pezzettino di legna per accendere il fuoco. Riusciranno i nostri eroi a mangiare oggi delle tagliatelle? Allora qui si aprono le scommesse. Riusciremo a fare del cibo cucinato oggi? Però almeno oggi dimostriamo se riusciamo a cavarcela oppure no. Comunque panorama. Panorama spacchissimo, è già super spacca. Questa taglia, sono le più grosse da me. Parla bene, amore. Non sì. Ho il coltello bushcraft oggi. Molto male, topi. Vado a usare questo e distruggerlo. Ottimo. A cosa serve fare sti peletti qua, amore? Per fare dei accendi fuoco. Ok. Ok, allora adesso ho preparato qui un po' di legnetti e uso un'esca che mi sono fatto da casa. Adesso ve la faccio vedere e in più vi metto il video di come preparo le esche per il fuoco che ho sempre con me. Allora, qua ho l'esca che mi preparo da casa. Comunque adesso accendo questa. Tiro via. Allora, qui c'è anche un accendino. Sono restato al buio. Allora, questo accendino intanto non va. Ne ho io uno. E se non funziona abbiamo l'acciaino. Aggiungiamo dei pezzetti. Ori pancake. Diventa delle cupcake. Dei cupcake. Allora abbiamo acceso il fuochetto e abbiamo messo su immediatamente l'acqua. Vediamo se le portiamo a bollore in qualche maniera. Indovinate già che sto facendo. Cosa fai, Gia? Sempre il solito mestiere. Ah, le uova. Come si vede il fiato? Caldo qua dentro. Sì, scaldo. Passi il piatto proprio. Oh, però c'è un raggio di luce.
Fighissimo. Che bel pane abbiamo preso! Ci siamo fermati in un paneficio che si chiama Moretti. Vicino a Bassano, di Grappa. Sì. Facevano delle cose buonissime. Abbiamo fatto colazione lì. Abbiamo preso questo pane ai 5 cereali. Che è croccante fuori, ma mi ha non si sente niente. Super aperitivo. Le nostre uova, grana, pane, bellissimo. E qua adesso facciamo il grattugiato. Le nostre tecniche di grattugia. Sapiente lavoro artigianale. Costerà 30 euro il chilo questo. Bravissima. Vediamo se mi parte un'unghia. E fuori, super sode. Guarda che bello. E non so se si vede sopra. Il vento cosa fa? Tempo qua e dai un po' caldo. Tac. Amore? Sì. Come va lì? Sto incitando l'Aurora. Dai Aurora, ce la puoi fare! Ah, si brucia. Bolle bolle l'illuminazione di Jenny e l'abbiamo messa direttamente sul fuoco. Devi aspettare che hai esperienza di stufe. Se non bolle abbastanza, tira via il coperchio e la siedi diretta. Puoi sedere sul fuoco tra che bolle. Roba! Top! Speciale! Mescola, mescola. Adesso sì, se no. Ah, forse si mangia. Forse potevamo farlo anche prima. Però adesso la fame è arrivata a un livello. Sì, sì, perché è giusta, proprio che chiude il buco. Quindi c'è lo stesso l'idea di chiusura, così il va fuori per la canna fumaria, però lì si becca tutto il caldo. Allora, aggiornamento, la pasta è pronta, adesso la tolgo. E la scolo fuori un po' e tengo un pelino di acquina lo stesso. Sì, e dopo buttiamo il sugo e scaldiamo un po' quel sugo. Perfetto, via! E abbiamo aggiunto il sugo. Un po' di olio. Speciale. No? Ah, bellissima. No. Bellissima. Bene. Impiattiamo. Mettiamo. Presenta il piatto. Tagliatelle all'uovo con sugo di basilico e spolverata di grana. Non si vede, non si vede. Aspetta. Grana, è bello. Buon appetito. Grazie. Prepariamo subito il caffè. Oggi mini mocha. Mini mocha oggi. Visto che bevo solo io. Ti vuoi aiutare? No. Tac. Non fa caldissimo, però sono ecco. Povera. Sta arrivando. E buon caffè. Allora lasciamo il baito, sono arrivati due ragazzi che... e noi abbiamo lasciato naturalmente tutto pulito in ordine e proseguiamo e proviamo a fare l'anello. Freddo, c'è freddo, ma proviamo ad andare. Abbiamo la pancia piena. La pancia pienissima.
Vamo pure stare qua, fame, ma... Ho mangiato come dici. Ho mangiato tantissimo, ho finito... Allora, con il telefono ho la memoria piena. E quindi dopo vedo se riesco a cancellare dei video vecchi. Riesco a registrare troppo altri, metti solo reflex. Quindi solo ho parlato così. Vediamo come viene, scusate. La qua è troppo wild, secondo me bisogna passare quelle montagne lì, troppo wild. Il sito è così, voi cosa fareste? Allora, chiamiamo di aiuto. Dov'è la segnavia? È quello vino lì. Vabbè, ma non c'è. Forse quelle ciaspole oggi ce le potevamo fare, ma dobbiamo passare quella forcella lì per tornare indietro. Aspetta, che qua c'è troppo vento. No. Amore, torniamo indietro. Lo stesso, senza anello. Ok. Senza anello. Va bene. Torniamo indietro. Tocca arrenderci. Sì, dai. Tanto è già una bella faticata a tornare indietro. Guarda che spettacolo. Adesso però vi faccio vedere la magia del lago Rai. Guardate. Che roba. Quella è la malga. Allora, abbiamo appena passato il baito dove abbiamo mangiato, abbiamo rivisto lì due ragazzi, li abbiamo salutati e ci hanno detto bravi che siamo tornati indietro. Vabbè. Bisogna sempre sapere quando è troppo pericoloso andare avanti. Vieni amore. Voi cosa avreste fatto al nostro posto? Scrivetelo qui sotto nei commenti perché prima di registrare l'ultimo pezzo di video là, quando abbiamo deciso di tornare indietro, ho detto a Jenny, ho detto Jè, se tu vedi un video con una scena del genere, cosa diresti? Probabilmente mi metterei a fregare. Era il vento che ci avevamo tutti in faccia, non si vedeva il sentiero e in più dovevamo fare altri 150 metri di dislivello per passare la forcella. Allora, siamo arrivati a 2050 e bisognava arrivare a 2002 non sapendo com'è neve eccetera. Con le ciaspole sarebbe stata un'altra cosa. Il lago Rai vuole le ciaspole. E ora torniamo verso la malga di questa mattina. Siamo in malga torta e ci super vice meritata. Com'è? Paradiso. Allora, fin qui abbiamo fatto 14 chilometri. 7 ore e mezza, dopo vi spiego e dobbiamo ancora tornare alla macchina. Bene. Allora, poi ciao, lo faccio vicino alla macchina, però siccome la luce sta andando via, vi salutiamo.
Allora, il giro è stato stupendo, bellissimo. Siamo tornati indietro con intelligenza. Sì. Però diteci sempre sotto come avreste fatto voi nella nostra situazione. Adesso dobbiamo tornare un pelino indietro per fare a forestale. Sì, per non fare la stessa strada che abbiamo fatto stamattina, che era molto sgruppata. E sgambettare. E sgambettare perché c'è buio e tra un po' ci metteremo le torce. Ci vediamo in macchina! Vento assurdo! Vai amore, fa vedere quanto buio c'è. Vado! Siamo con la torcia perché c'è buio. Vedete? Così finiamo con il torcino stavolta, che dobbiamo arrivare là sotto, è ancora lunga. Il ritorno è questo. Però abbiamo scelto la forestale apposta per essere tranquilli. Il sentiero qua continua per la forestale. Comunque volevo dire che se non avessimo avuto le torce dietro non mi sarei mai sognato di far arrivare questo orario, sarei tornato molto prima. Sapendo della forestale e delle avere le torce, più neanche una di riserva dietro, allora si può fare tranquillamente, bisogna sempre essere in sicurezza. Allora siamo alla macchina e il percorso abbiamo fatto 19,5 km, quasi 800 metri di dislivello positivo e 9 ore, perché io faccio partire l'orologio quando partiamo dalla macchina e poi lo lascio acceso tutto il giorno, quindi senza pause. Bene, allora fai così anche te. Ci siamo. Qui nell'oscurità siamo arrivati alla macchina. Tutti interi. Tutti interi, quindi non preoccupatevi. E ci vediamo alla prossima avventura. Ciao! Ciao! E voglio fare i segnali. Segnali Morse.